siamo arrivati in America passando da Oriente e ora, nella parte finale della nostra corsa attraverso due mondi, stiamo per raggiungere l'Oceano Atlantico. Entriamo nel New England, cuore della ribellione che dette origine all'indipendenza americana. La città di Boston ha ancora viva nella sua memoria storica la manifestazione del 1773 contro i pesanti dazi doganali imposti dal governo inglese, all'origine dei fatti che porteranno, poi, alla nascita degli Stati Uniti d'America. I camion della spedizione passano accanto al modello del Mayflower, la nave che portò nel Nuovo Mondo i leggendari Padri Pellegrini, ormeggiato nel porto di Plymouth, il primo insediamento inglese permanente del New England. La penisola sabbiosa di Cape Cod è qui, protesa nell'Atlantico davanti a noi. La carovana di Overland non può mancare di raggiungere simbolicamente il Marconi Point, dove il grande scienziato italiano costruì la stazione ricetrasmittente transatlantica con cui si collegò con l'Inghilterra. Un messaggio di 48 parole che fu tappa fondamentale del sistema di comunicazione mondiale. Ma ormai ci siamo. Dal Massachusetts la corsa dei quattro camion italiani si fa sempre più veloce, a tratti convulsa. Stiamo per raggiungere la meta finale del nostro viaggio. Ricordiamo con un pizzico di nostalgia le decine di soste per mangiare effettuate negli angoli più remoti e selvaggi del grande nord della Terra quando ci fermiamo in un moderno fast food, ormai ad un passo dal nostro traguardo, New York. Gli ultimi chilometri del nostro viaggio, che ha dell'incredibile, sono tra i grattacieli di Manhattan. Il traffico già convulso della metropoli americana viene in parte sconvolto dal passaggio dei quattro camion della spedizione italiana. I newyorkesi osservano con curiosità questo inusuale corteo, scortato dalla polizia, che blocca momentaneamente il frenetico viavai di automobili e di pedoni. Siamo riusciti a trarci d'impaccio in alcuni tra i luoghi più remoti della Terra, a trovare la nostra pista in condizioni difficili e pericolose. Eppure, nel traffico di New York, i quattro camion riescono per un attimo a perdersi, scatenando il disappunto della scorta. Una sosta brevissima sotto il palazzo di vetro dell'ONU a sottolineare il carattere internazionale dell'impresa italiana, poi il passaggio vicino ai luoghi simbolo della metropoli americana. Sono gli ultimi metri ormai. Il passaggio tra i grattacieli di Manhattan rappresenta per ognuno di noi, per tutti coloro che hanno preso parte, direttamente o indirettamente, alla spedizione Overland, una piccola passerella trionfale. Siamo al termine del nostro viaggio, un'avventura splendida, per molti tratti pericolosa, avvincente, sicuramente indimenticabile. Più di 30.000 chilometri, 4 mesi di viaggio, da Roma attraverso l'Europa, tutta la Russia da occidente all'oriente siberiano, il passaggio dello stretto di Bering, l'Alaska, il Canada, gli Stati Uniti, fin qui, a New York. E quando i quattro camion italiani arrivano nella piazza davanti ad un grande albergo di Manhattan e i motori si spengono, ci godiamo l'entusiasmo della folla e l'assalto di stampa e televisioni, scambiandoci un ultimo muto messaggio. Siamo stati bravi.